A filo diretto con gli ascoltatori diamo il bentornato al professor Michele Iammarino, che è il dirigente scolastico dell'Istituto Bonsignori di Remedello. Buongiorno professore, buongiorno preside, come vuole che la chiami. Buongiorno dirigente. Va bene, dirigente, va bene, dirigente va bene. Scolastico. Eccellenza, buongiorno. Come si diceva negli anni 70, no? Eccellenza. No, no, eccellenza è troppo, no, assolutamente. Va bene. Comunque buongiorno a lei, grazie, grazie, buongiorno a tutti i radioascoltatori, è un onore e un piacere essere qui con voi oggi per parlare di scuola, ecco, scuola. Della mia scuola e della scuola in generale. Istituto Bonsignori di Remedello, omnicomprensivo di Remedello. Poi appunto andiamo a vedere appunto come mai appunto omnicomprensivo e tutto quanto. Intanto noi invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Il numero per SMS e messaggi WhatsApp è il 348 31 88 339, per chiamarci 0376 63 1709, poi ancora dirette streaming sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio, e poi ancora su YouTube Tempo Radio Live. Salutiamo anche chi ci ascolta in DAB, magari anche da lontano, magari da Milano. Sappia che a Remedello per esempio c'è un istituto che potrebbe anche interessarlo, tra l'altro, per cui andiamo a vedere tra poco. Intanto parliamo però a livello nazionale, ci sono delle novità appunto, presumo, insomma. Sì, oggi io diciamo vorrei parlare dell'orientamento in generale, sì. E dell'orientamento anche all'interno del nostro istituto, e quindi siamo in un momento in cui tutte le scuole secondarie di secondo grado stanno avviando le loro attività appunto per presentare l'offerta formativa ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, e perché a gennaio c'è la fase delle iscrizioni, ma è opportuno prepararsi per tempo, e quindi in genere dalla fine di ottobre, ma molto di più nel mese di novembre e poi nel mese di dicembre, molte scuole aprono i loro locali diciamo per dare la possibilità ai ragazzi della secondaria di primo grado di conoscere appunto l'offerta formativa del territorio. Però in tema di orientamento quest'anno c'è una novità significativa, perché nel mese di maggio il Ministero ha pubblicato un decreto con il quale è stata istituita la figura del tutor e dell'orientatore all'interno di ogni istituto scolastico. L'intento è quello di dare la possibilità ai ragazzi, per adesso del triennio della scuola secondaria di secondo grado, dare la possibilità ai ragazzi di capire che cosa effettivamente, quali sono i loro talenti, capire diciamo qual è l'offerta formativa del territorio e qual è l'offerta anche del mondo del lavoro, e quindi dare la possibilità a loro di orientarsi nel corso del triennio, quindi in terza, quarta e quinta, per poi fare una scelta oculata e sia se dovessero scegliere di proseguire gli studi nel mondo dell'università o che invece intraprendano direttamente la carriera professionale. E quindi questa figura del tutor affianca i ragazzi e li supporta da questo punto di vista. È stata attivata proprio ieri o l'altro ieri una piattaforma che si chiama Unica a livello nazionale, dove potranno entrare i genitori e registrarsi, e su questa piattaforma, che è digitale ovviamente, quindi online su internet, raggiungibile appunto scrivendo su Google Unica appunto, dove all'interno i genitori e i ragazzi anche potranno trovare informazioni sull'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado a livello nazionale, perché quella è una che si chiama Unica appunto perché è unica su livello nazionale. Professore, la fermo un attimo per chi appunto magari, perché noi siamo abituati ancora elementari, medie e superiori, no? Ecco, la secondaria di secondo grado sono le superiori. È la scuola superiore, sì. La scuola superiore. Quella che va dai 14 ai 18-19 anni, per capirci. Okay, giusto, sì. Per capire, perché altrimenti non sembra, non fa confusione. Sì, adesso diciamo che di secondo, di primo, di secondo, vabbè, ok, ci siamo. La scuola secondaria di primo grado sono le scuole medie, quelle di una volta, quelle triennali. Ma lei è preside, dirigente di che cosa? Di tutto, proprio dalla scuola? L'anno scolastico 21-22 è stato istituito l'istituto omnicomprensivo di Remedello Bonsignori, che è il primo istituto omnicomprensivo della provincia di Brescia, che al suo interno ha i quattro ordini di scuola, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria superiore, proprio, diciamo così. Ecco. A che età si è più turbolenti? Una curiosità proprio. Come preside, che si deve occupare quindi anche della condotta, no? Anche degli alunni, qual è l'età in cui sono più turbolenti i ragazzi? Ma devo dire che a livello di primaria, le scuole medie anche, non abbiamo particolari, diciamo, situazioni di particolare
complessità da questo punto di vista. I ragazzi sono abbastanza tranquilli, anche perché abbiamo classi poco numerose alle medie, e quindi questo favorisce naturalmente il dialogo con gli insegnanti, li conosciamo uno per uno i ragazzi. Poi c'è da dire che i paesi di riferimento, che sono Remedeo e Levisano, non sono, diciamo, centri diciamo, molto grandi da un punto di vista demografico. Anche la scuola secondaria superiore, devo dire che non ci sono. Allora, quello, le note, diciamo così, disciplinari, per lo più sull'uso del cellulare, ecco. Tant'è vero che quest'anno in collegio docenti e la scuola superiore abbiamo deciso che all'inizio delle lezioni i ragazzi consegnano tutti quanti il cellulare. Abbiamo lì uno spazio dedicato all'interno dell'aula, i ragazzi consegnano il cellulare all'inizio delle lezioni, lo possono ritirare durante la ricreazione, in quei 10 minuti della ricreazione, e poi per il resto del tempo il cellulare è messo lì e loro non lo possono guardare. E quindi io mi aspetto che quest'anno, diciamo, le note sull'uso del cellulare si azzerino, spero. Ecco, poi dopo la lascio, torniamo a parlare appunto di queste novità, dell'orientamento. Però c'è anche questo, per esempio, so che in alcuni paesi europei stanno cominciando a bandire proprio l'elettronica, dicono no, torniamo alla carta, ai quaderni, alla penna, eccetera. Come digitale, lei dice? Sì. Ma allora, c'è da dire che all'interno del nostro istituto il digitale la fa da padrona, perché noi siamo un istituto tecnico, parlo della scuola superiore, dove abbiamo proprio l'indirizzo informatica, telecomunicazioni, grafica e comunicazione. Abbiamo anche grafica, e lì usano per forza il computer, in modo particolare i Mac, no? Dove il digitale la fa da padrona ovviamente. Certo. Per quello che riguarda l'apprendimento invece della lettura e della scrittura, che riguarda più la scuola primaria, no? E quelle che sono le competenze cosiddette di base, quindi leggere, scrivere e far di conto, come si diceva una volta, noi lavoriamo ancora come si lavorava alla vecchia, diciamo così. Il digitale dà un supporto in tutte le aule, dalla primaria alla secondaria superiore. Noi abbiamo la lavagna, quella tradizionale, e poi la cosiddetta LIM, o diciamo il monitor digitale, e quindi l'insegnante sceglie quale dei due supporti utilizzare, ma prevalentemente la lavagna non l'abbiamo abbandonata. Non è e io bene. Ecco, diciamo, proprio perché sono consapevole del fatto che comunque la scrittura soprattutto e l'uso del corsivo è molto importante per l'attivazione, esatto, delle connessioni neuronali, e per anche dagli studi neurologici che sono stati effettuati anche negli ultimi anni. Scrivere, diciamo, con la penna e la carta è molto importante, soprattutto in una fase evolutiva dell'età dei ragazzi. Certo. Dalla scuola è scientificamente dimostrato che l'attività fisica, nel senso proprio dello scrivere, eccetera, proprio ti aiuta a memorizzare anche quello, certo, connessioni neuronali, eccetera. Chiedo scusa per la parentesi abbastanza ampia. Torniamo alle novità, appunto. Tutor, quindi che figura è questo tutor? È un insegnante. Un insegnante che ha, al quale viene affidato un gruppo di ragazzi da 30 a 50 e che ha il compito appunto di seguire questi ragazzi nel loro orientamento, a partire dalla classe terza, poi la quarta e la quinta superiore. E quindi noi, per esempio, adesso già a settembre abbiamo iniziato tutta una serie di iniziative di orientamento. Abbiamo partecipato la settimana scorsa con i ragazzi di quinta allo Smart Future Academy a Brescia, e quelle attività che sono di orientamento al mondo del lavoro e al mondo dell'università rientrano appunto nel pacchetto di ore che i ragazzi dovranno svolgere insieme al loro tutor per appunto orientarsi. E sulla piattaforma unica invece che cosa si trova? Si trovano informazioni legate al mondo della scuola e quindi all'offerta formativa dei vari istituti, e poi altre informazioni di carattere più specifico che riguardano i vari indirizzi di studio, quali possibilità offre il mondo del lavoro, in modo particolare anche la connessione con gli istituti tecnici superiori, che adesso stanno avendo un boom importante e significativo, perché gli istituti tecnici superiori sono delle scuole, diciamo, post diploma, che possono durare dai 2 ai 3 anni e che danno la possibilità ai ragazzi di apprendere facendo, perché negli istituti tecnici superiori c'è una parte di lezione frontale e poi ci sono una parte significativa di ore che viene dedicata proprio all'attività in reparto o comunque attività di laboratoriale per apprendere appunto un mestiere, diciamo. E allora parliamo dell'offerta formativa del Bonsignori. Sì, volentieri. Noi nel nostro istituto, nella scuola superiore, abbiamo 3 indirizzi: informatica, poi abbiamo l'indirizzo grafica, che è quello più recente, l'anno scorso abbiamo avuto i primi diplomati, e poi abbiamo l'indirizzo agrario, che è quello più storico.
all'interno di questi indirizzi, poi, tranne che per il grafico, abbiamo delle articolazioni, per cui quando arrivano in terza i ragazzi possono scegliere fra informatica e telecomunicazioni, e all'agrario scegliere fra produzione e trasformazione e gestione ambiente e territorio, che hanno sono articolazioni leggermente diverse, ecco. Certamente. Per informatica va da sé, ma anche per grafica va da sé che il computer ci debba essere, eh? Sì. Stiamo adesso allestendo dei nuovi laboratori con i fondi del PNRR, abbiamo acquistato dei nuovi Mac per i ragazzi più aggiornati, avevamo già i Mac ma ne abbiamo preso di nuovi e più, diciamo, prestazionali, proprio perché i ragazzi, la tecnologia va avanti e quindi i supporti digitali diventano obsoleti facilmente, quindi è necessario rinnovare il parco delle macchine. Professor Iammarino, non è che stia facendo pubblicità, però spiega, perché è come dire, appunto, proprio sono specializzati, questa marca di computer è specializzata proprio nella grafica. Sì, proprio. Esatto, i ragazzi usano per lo più il Mac, non è che stia facendo... No, non voglio fare pubblicità, ovviamente. È come dire che per Arare uno prende l'aratro, esatto, e non la zappa, ecco, la zappa la userà per zappare, non per arare, ecco. Grazie, sì, giusto, una giusta osservazione, assolutamente, sì. Benissimo. Poi c'è da dire, sì, che a livello di istituto quest'anno abbiamo avuto un'importante novità, perché il 25 settembre abbiamo inaugurato un nuovo plesso sempre nella scuola superiore a Remedello. È stata una giornata importante per noi, sono intervenuti il consigliere provinciale all'istruzione Filippo Ferrari, il presidente della provincia e poi anche il sindaco di Remedello, che è Simone Ferrari, che ha partecipato alla giornata. È stato inaugurato questo nuovo plesso che attualmente ospita 8 classi e alcuni laboratori che stiamo allestendo. Una biblioteca digitale che abbiamo realizzato con i fondi del PNRR, un laboratorio di agraria, un laboratorio di scienze e un altro laboratorio sempre che dobbiamo allestire nell'ambito della fisica, che vorremmo allestirlo prossimamente. Quindi i progetti sono tanti, le iniziative sono tante e l'obiettivo è sempre quello di migliorare l'offerta formativa e quindi migliorare sempre di più quello che è il servizio che offriamo ai nostri utenti, che sono le famiglie e gli studenti. Quindi, professore, che volete comprare il classico disco in piombo con sopra il ghiaccio secco che va per il laboratorio di fisica, ci si divertiva quando lo si vedeva. Sì, qualcosa abbiamo già, qualcosa abbiamo. Fantastico, nel laboratorio di fisica vorremmo provare a innovarlo e ampliarlo anche. Bene, perché bene. L'esperienza per i ragazzi è importante, soprattutto il laboratorio in un istituto tecnico è fondamentale, è il cuore del curriculum dell'istituto. Allora, e poi adesso aiutate la scelta formativa con gli Open Day, magari lo vediamo adesso tra poco degli Open Day. Lei è molto bravo, complimenti, le dicono, professore Iammarino, per cui è arrivata una, probabilmente qualche genitore, qualcosa. O magari qualche suo alunno sta bigiando, non lo so, insomma, una volta a una preside è arrivato proprio un messaggio da un paio di alunni che stavano marinando la scuola, per cui addirittura allora non l'hanno firmato, dunque le chiedono se fate anche corsi di recupero anche serali, magari eventualmente. No, serali no. Stiamo facendo e facciamo quotidianamente, grazie, diciamo, all'organico dell'autonomia, abbiamo un potenziamento su quelle che sono le aree disciplinari un po' più critiche per i ragazzi, matematica, inglese e anche disegno tecnico, che all'interno dell'istituto tecnico è una materia molto importante, e su questo facciamo potenziamento all'interno delle classi in orario scolastico. Poi adesso, dall'anno scorso, facciamo potenziamento su matematica, sul biennio in particolare, per riallineare i ragazzi su quelle che sono le competenze che devono avere di matematica, perché matematica per noi nel nostro indirizzo è una materia fondamentale, è importante, e su quello abbiamo un potenziamento che facciamo al pomeriggio, i ragazzi si fermano 2 pomeriggi a settimana. Benissimo, allora ci fermiamo un attimino con il professor Michele Iammarino, che è il dirigente scolastico dell'istituto omnicomprensivo Bonsignori di Remedello. Ci troviamo tra un paio di minuti. Questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori, che stiamo trascorrendo assieme al professor Michele Iammarino, che è il dirigente scolastico dell'omnicomprensivo di Remedello, istituto Bonsignori. Allora, spero aver detto giusto e non aver invertito alcuni no, nomi. Dovrebbe essere tutto giusto. Allora, stavamo parlando, dovevamo parlare di Open Day, ecco, perché per una scelta formativa sono estremamente importanti, e tra l'altro, professore, possiamo anche dire, fidatevi del parere degli insegnanti, cioè
cioè una cosa che succede spesso. Eh no, io ho sempre sognato che di fare il liceo classico, i miei me l'hanno impedito, i miei figli fanno il liceo classico, o come si chiama adesso, scienze umane, adesso anche lì hanno cambiato nome. No, sono vari indirizzi, il liceo classico c'è ancora. C'è ancora, ah ok. Poi c'è il liceo delle scienze umane, che ha due articolazioni, due indirizzi, e poi ci sono gli altri, il liceo linguistico, eccetera. Magari tuo figlio o tua figlia non è adatta, te lo dicono anche gli insegnanti, però tu glielo fai fare lo stesso. È vero, quello che diciamo sempre ai genitori della scuola secondaria di primo grado, quindi ex scuola media, genitori di terza, è che è importantissimo, diciamo, assecondare e seguire quello che è il consiglio orientativo che viene rilasciato dal consiglio di classe della terza media, per capirci. Viene elaborato nel corso del, entro il mese di dicembre, appunto, per, io racconto quello che è l'esperienza del mio istituto, ma ovviamente è un'esperienza un po' diffusa in tutti gli istituti, sì. Che il consiglio di classe elabora un consiglio orientativo che viene rilasciato alla famiglia. La famiglia poi, in collaborazione con il consiglio di classe, vede se questo consiglio è allineato o meno con i propri interessi, e così anche il ragazzo. Per cui alla fine rilasciamo un documento che ha tre spazi, tre colonne, per capirci. Il consiglio orientativo del ragazzo, quindi qual è l'interesse del ragazzo, il consiglio orientativo della famiglia e il consiglio orientativo della scuola, del consiglio di classe, per cui poi si va a vedere se c'è un allineamento rispetto a quelle che sono le indicazioni. Quello che riscontriamo a livello proprio statistico, a livello provinciale, ecco, prima parlavamo della piattaforma unica, no? Sì. Ecco, a livello provinciale noi abbiamo una rete di scuole da diversi anni che si occupa proprio di orientamento fra la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado, e abbiamo già una piattaforma già da diversi anni, all'interno della quale provinciale scambiamo informazioni su quello che è, quali sono le scelte dei ragazzi, qual è il consiglio orientativo, le scelte che poi compiono i ragazzi. E a livello statistico abbiamo verificato che laddove c'è un disallineamento fra il consiglio del consiglio di classe, consiglio orientativo del consiglio di classe, e la scelta poi del ragazzo o della famiglia, laddove c'è un disallineamento c'è l'insuccesso scolastico poi negli anni successivi. Laddove invece c'è un allineamento delle scelte, il successo è garantito e si azzera la dispersione scolastica. Quindi quello che noi cerchiamo di fare con le famiglie e con i ragazzi è di spiegare loro molto bene come funziona il mondo delle scuole superiori, quali sono gli indirizzi. Sì. E che cosa loro devono, possono aspettarsi dagli studi, certo, superiori, certo. E soprattutto quello che diciamo sempre quando sono le medie i ragazzi è dire: ok, tu vuoi andare al liceo, faccio un esempio banale, che può sembrare banale ma che è importante, vuoi andare al liceo, d'accordo, ma intanto tu quante ore al giorno studi? Se tu al pomeriggio studi un'ora, due ore, sappi che quello non è sufficiente, perché al liceo devi farne almeno 4-5 al pomeriggio. Ecco, sembrano cose banali, no, ma non sono poi così banali. Se non sai rinunciare a uscire fine settimana, lascia, esatto, perdere il liceo. Quindi quello che diciamo anche sempre ai genitori, nella scelta che devono fare, partite da quello che sono i ragazzi oggi, da come oggi loro vivono la scuola. È quello che ci dà già la cartina di tornasole per capire quale poi può essere l'indirizzo più giusto per loro. Certo. Se per esempio abbiamo un ragazzo che ha, come si diceva una volta, semplicemente l'intelligenza nelle mani, e che quindi vediamo che ha poca inclinazione per lo studio e è più appassionato magari, allora consigliamo un indirizzo professionale. Se vediamo che invece il ragazzo per esempio è bravo in matematica, nelle materie tecniche, abbiamo alle scuole medie c'è tecnologia, no, per esempio, sì, ecco, magari va bene in quelle discipline lì che sono tecniche, vai bene in scienze e ha dei buoni risultati, allora possiamo consigliare un istituto tecnico. Perché c'è da dire, adesso non perché io diriga proprio un istituto tecnico, ma l'istituto tecnico in Italia, gli istituti tecnici sono un po' il fiore all'occhiello dell'offerta formativa, perché formano i ragazzi e i tecnici per il mondo del lavoro, che poi possono proseguire gli studi nel mondo dell'università oppure frequentare gli ITS. E le aziende con le quali io ho contatti con diverse aziende, mi dicono che loro in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, fanno molta, ma molta fatica a reperire personale tecnico specializzato. Sì, non trovano personale tecnico specializzato. E quindi se abbiamo un ragazzo che alle medie manifesta questa sua inclinazione per la tecnica, per appunto, ripeto, le discipline un po' più, diciamo, scientifico-tecnologiche, bene, possiamo consigliare un istituto tecnico, perché l'istituto tecnico dà delle ottime basi non solo per entrare nel mondo del lavoro ma anche per poi, certo, proseguire gli studi all'università. Comunque l'intelligenza nelle mani c'è. Beh, per fare un esempio, magari ci sono professori universitari stimatissimi che se piantano un chiodo nel muro spaccano tutto l'intonaco e il chiodo non sta su.
per esempio, viceversa c'è magari un ragazzo che già da piccolo sa aggiustarti un orologio, oppure smontano i motorini. Io so di tanti ragazzi, esatto, che per esempio sono lì, hanno in garage, sono appassionati di meccanica, quindi, cominciano... Ecco, quindi bisogna, quello che consigliamo sempre è di seguire la loro inclinazione e di non, ecco, una cosa che si sta verificando in Italia a livello generale è che c'è questa, diciamo, cultura per la quale vale solo il liceo. Adesso non voglio per carità sminuire gli studi liceali, ci mancherebbe altro, sono fondamentali, importanti. Io ho una figlia che ha fatto il liceo classico, devo dire che sono contentissimo di questo, che ha una preparazione incredibile, però abbiamo come un'ampia offerta formativa nel panorama scolastico italiano, certo. E quindi abbiamo degli ottimi professionali statali, per esempio, che durano 5 anni e che rilasciano un diploma e con il quale poi si può anche proseguire gli studi e andare all'università. Certo. Abbiamo degli ottimi istituti tecnici, abbiamo degli ottimi licei. Quello che è importante è che i ragazzi facciano ciò che a loro piace e non necessariamente pensare a noi, il liceo è la scuola più importante, quindi io voglio che tu vada al liceo. No, non è detto. Seguiamo la loro inclinazione. Mi scusi se le incalzo, ma abbiamo il tempo, comincia a diventare un poco. Sì. Diamo le date degli Open Day. Molto volentieri, molto volentieri. Abbiamo una, come dicevo, cominciamo sempre dal mese di novembre, per cui la prima data utile per i ragazzi che volessero, delle scuole medie, che volessero venire a visitare il nostro istituto con i laboratori, è sabato 11 novembre. Cominciamo alle 15 con il saluto del dirigente scolastico e poi i ragazzi diciamo si sguinzagliano all'interno dell'istituto e vanno a visitare i vari laboratori con gli insegnanti che illustrano. Possono entrare anche un po' genitori. La nostra offerta. Sì, anche i genitori, assolutamente sì. L'altra data è domenica 26 novembre, qui sarà al mattino, iniziamo intorno alle 10. Perché la domenica? Perché sicuramente la domenica le famiglie sono magari un po' più libere e quindi riescono con più facilità, ecco, a organizzarsi. Poi abbiamo sabato 16 dicembre, sempre al pomeriggio, e poi abbiamo pensato un'altra data, domenica 14 gennaio alla mattina. Okay. Offriamo ai ragazzi di terza media, tramite la possibilità di iscriversi, anche dei laboratori pomeridiani, per cui infrasettimanali, per cui i ragazzi si iscrivono, vengono accompagnati dai loro genitori a scuola in orario pomeridiano e svolgono delle attività di laboratorio nei tre indirizzi che abbiamo. Queste date sono giovedì 16 novembre, sempre al pomeriggio, e mercoledì 6 dicembre. Comunque, tutte le informazioni, per chi non avesse avuto tempo di prendere nota, le trovate sul nostro sito, se posso... Certo. Ecco, il nostro sito è www.omnicomprensivobonsignori.edu.it. Se su Google scrivete Omnicomprensivo Bonsignori ci trovate immediatamente. Okay. E lì trovate tutte le info su questo aspetto. Allora, le leggo alcuni messaggi di dirigente Iamarino. Mi fa piacere che l'istituto si ampli con l'inaugurazione di un nuovo plesso. Appunto, ha detto quante aule? Ha detto 8, però mica male, sì. 8 aule. Poi ancora, quando posso venire per vedere l'istituto con mio figlio per l'iscrizione? Grazie. Allora, gli Open Day abbiamo detto 11 novembre, 26 novembre, 16 dicembre, 14 gennaio. Sì, per... poi abbiamo i laboratori pomeridiani che sono molto interessanti e piacciono moltissimo ai ragazzi. Giovedì 16 novembre e mercoledì 6 dicembre, in orario pomeridiano, è possibile iscriversi accedendo al sito oppure chiamando la scuola 030 957 227. Ci si può iscrivere a questi laboratori e la scuola è assolutamente aperta anche al di fuori di questi momenti, diciamo, canonici che sono stati organizzati per gli Open Day, per cui se c'è qualche ragazzo magari ritardatario che non è riuscito perché aveva una sovrapposizione con altri Open Day, siamo assolutamente disponibili e aperti a farli partecipare. Perfetto. Poi, quando posso venire per vedere l'istituto con mio figlio, abbiamo detto gli Open Day appunto 11 novembre, 26 novembre, 16 dicembre, 14 gennaio. Poi ancora, Gian Maria, mio figlio frequenta la sua scuola ed è molto contento. Ah, grazie. Mi fa piacere. Quindi appunto... Non dice in che indirizzo è. No, non lo dice, però adesso magari teniamo a mente l'indirizzo, perché se abbiamo ancora tempo magari specifichiamo una cosa. Per favore, dirigente, controllate che non girino delle cose strane, perché mia figlia frequenta, ma è una brutta era... è un brutto periodo, e le raccomando, ah, sì, una sì. Mamma, dice una mamma apprensiva. Sì, no, ma la capisco tantissimo perché sono anch'io genitore. Ma le mamme sono più apprensive dei papà, però, di solito. Di solito, sì. Di solito.
abbiamo un rapporto molto stretto con le forze dell'ordine, abbiamo anche varie iniziative, assemblee con i ragazzi dove spieghiamo loro quali sono, qual è l'importanza, facciamo molta prevenzione all'interno dell'istituto e ovviamente risolveliamo. C'è da dire che nel nostro istituto abbiamo solo 25 classi e abbiamo un numero non eccessivo di alunni, sono 530 in tutto, e diciamo che abbiamo un rapporto quasi diretto, sì, stretto, individuale, bello. Io li conosco quasi uno per uno i ragazzi, e laddove vediamo che ci sono delle intemperanze o che ci sono dei problemi interveniamo subito, tempestivamente, e lo dico sempre ai genitori e ai ragazzi: se ci sono dei problemi ditecelo subito, che così noi possiamo provare a intervenire. Non abbiamo la bacchetta magica, magari non riusciamo a risolvere tutti i problemi, però almeno ci proviamo. Abbiamo poi un rapporto stretto, l'anno scorso sono intervenute un paio di volte nel corso dell'anno le forze dell'ordine, sono venute proprio fuori dall'istituto con i cani e quindi c'è un po' un deterrente da questo punto di vista. Assolutamente. Cerchiamo di fare la nostra parte. Le chiedono, faccio ancora in tempo a iscrivere mio figlio perché a Montichiari non si trova bene, si trova male, dice addirittura. Io invito a contattare la scuola, a fissare un appuntamento col sottoscritto e valutare un po' la situazione e capire qual è la soluzione migliore per il ragazzo. Allora, con il nuovo plesso chiedono, ampliate l'offerta formativa? No, l'offerta formativa è rimasta inalterata, sì. Poi, rimaniamo istituto tecnico. Quanti alunni ci sono nell'istituto? Ha detto poco più di 500. Alle superiori 530, in tutto l'istituto sono 1250. Tenuto conto dell'infanzia, la primaria, la seconda e il primo grado. Guardi, professore, qua c'è un telegrafico, i bus, quindi il trasporto scolastico. Aia, questa è una nota dolente. Proprio ieri ho scritto al servizio di trasporto pubblico locale, abbiamo un contatto quasi quotidiano con loro, però purtroppo tante situazioni problematiche non si riescono ad affrontare. E il problema qual è? Che noi siamo in un paese un po' di confine, siamo all'incrocio fra tre province, e organizzare il trasporto pubblico locale non è cosa semplice, ma soprattutto abbiamo tanti ragazzi che vengono da fuori. E quindi per noi è fondamentale avere un servizio di trasporto efficiente. E purtroppo non ci riusciamo. Viva Remedello, qua anche, va bene. È un istituto bellissimo, bravi. Quindi altro complimento. Grazie. Professor Iammarino, togliere in orario di lezione il telefono è una bella cosa, magari lo facessero in tutte le scuole, quindi approva. Questo è un genitore, sicuramente. Bene. Sono di Castiglione, mi interesserebbe iscrivere mio figlio che l'anno prossimo finisce le medie a grafica e comunicazione, vorrei vedere l'istituto e parlare con lei, proprio con lei. Io sono molto disponibile, assolutamente, durante le giornate di Open Day, quelle che abbiamo citato prima, io sono sempre presente, quindi se c'è qualche genitore che mi vuole avvicinare e parlare con me, io sono molto disponibile, sicuramente felice di poterli aiutare e sostenere in questa scelta difficile, che è un momento difficile. Ecco, grafica e comunicazione, se posso dire, è l'indirizzo più giovane che sta avendo un boom significativo di iscrizioni, quindi credo che dovremo ampliare ancora gli spazi. Quindi, tra l'altro, la scelta, mi perdoni se sbaglio, anzi mi corregga: agraria, agroalimentare, agroindustria, informatica e telecomunicazioni, grafica e comunicazione. Esattamente. Cioè praticamente il Bonsignori prepara a un sacco di facoltà universitarie, se uno anche volesse proseguire, sì, dopo, sì, perché anche gli istituti tecnici superiori, mi permetto di ricordare, che sono quelle scuole intermedie fra il percorso universitario e il mondo del lavoro. Esatto, ma comunque proprio chi volesse fare cose scientifiche in ambito biologico, per esempio, oppure matematico, eccetera, eccetera, o anche scienze della comunicazione, per esempio. Perché no? Assolutamente molto ben preparato. Anche grafica, anche il mondo della grafica, che ormai oggi col digitale è un mondo in evoluzione, in continuo cambiamento, sicuramente anche quello è un settore di interesse. Infatti in grafica e comunicazione stiamo avendo un boom di iscrizioni. Allora, siamo in chiusura, noi ringraziamo tantissimo il professor Michele Iammarino, dirigente scolastico dell'istituto omnicomprensivo Bonsignori di Remedello. Grazie. Ringrazio voi per questa disponibilità, gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarci, per me è sempre un piacere parlare di scuola e vi ringrazio per questa vostra disponibilità. Auguro a tutti una buona giornata e un felice orientamento, che i ragazzi possano trovare davvero quello che a loro piace per creare una società migliore, ecco, e migliorare la nostra realtà. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie. Il Gazzettino Nuovo.